Negli spazi della Clifanin di Chiavari ci sarà nei prossimi mesi un nuovo spazio per i giovani. Cosa farete in questo spazio? Sarà data in dotazione ai giovani che hanno l'esigenza di studiare, sia universitari che liceali, e però abbiamo anche l'idea di usarla un po' come uno spazio polivalente per poter fare delle mostre, degli eventi. Diciamo che la useremo anche come base d'inverno per poter fare le nostre riunioni. Diciamo che avrà parecchi utilizzi, ecco. Diciamo di uno spazio per studiare è stata un'esigenza manifestata da molti giovani, molti ragazzi a Chiavari? Allora sì, l'idea nasce da un evento che abbiamo fatto noi di Nassa Chiavari a settembre dell'anno scorso. Questo evento è un evento partecipativo che si chiama Work Café, all'interno del quale abbiamo lanciato tre temi e c'erano dei tavoli di discussione dove più di un centinaio di ragazzi si sono riuniti. E lo scopo era quello di fare aggregazione, appunto, e raccogliere idee, e una delle idee più gettonate nata da questo Work Café era appunto aprire un'aula studio per dare anche un po' supporto alla società economica di Chiavari. Come è nata la collaborazione con la Clifanin e comunque con persone che non sono proprio ragazzi? Allora, la collaborazione è nata grazie ad un progetto che si chiama Carugi, e al quale hanno partecipato i centri giovani di Sestri, Rapallo e Chiavari. Questo succedeva pre-lockdown, pre-Covid. Dopodiché questo progetto è stato vinto, ma è stato completamente ribaltato dalla situazione pandemia, e quindi niente, col fatto che si sono un po' ribaltate le cose, i centri giovani sono venuti a conoscenza della NASA, hanno deciso di contattarci e quindi abbiamo iniziato questa collaborazione. Lo scopo del progetto comunque era rivalutare degli spazi, dare nuova vita agli spazi, e abbiamo fatto questo appunto aprendo un'aula studio lì al Circolo Fanin.